L'8 di novembre, la mattina, a Ecomondo, Rimini, ci sarà una grande conferenza su amministrazioni locali, transizione energetica ed ecodigital, le best practices e le opportunità. Ed è una conferenza mirata sul ruolo dei comuni nella transizione ecologica e digitale. Un ruolo fondamentale, perché i comuni sono quelli che stanno sul territorio, che sono a contatto con i cittadini, con le imprese, con la possibilità o meno di fare evolvere questa transizione ecologica e digitale su cui si stanno investendo tante risorse, ma vanno investite bene. Ne parleremo in un evento organizzato dalla Fondazione Verde insieme a Nodo Sondaggi, il main partner Nexia, che si occupa di energie rinnovabili, New Energy, che si occupa di energie rinnovabili, anche event partner, ci sarà Alma Viva, ci sarà la rete dei comuni sostenibili e sarà disponibile anche su Radio Radicale per chi non può venire di persona. Ma la cosa importante è che ci sono decine di sindaci di vari comuni, dai più grandi, pensiamo al comune di Napoli, fino ai piccoli comuni, ai borghi e a tante realtà importanti, che racconteranno le esperienze di innovazione tecnologica, ecologica, di innovazione normativa e tecnologica che possono permettere ai nostri comuni di guidare la transizione ecologica e digitale, perché è importante per i grandi centri che sono i principali inquinatori e contributori, diciamo, dei gas climalteranti, fino ai piccoli centri che invece rischiano lo spopolamento e dove la transizione ecologica e digitale deve consentire di riprendere un ruolo importante che è stato un po' riscoperto durante la pandemia, ma che oggi è ancora più strategico: presidio del territorio, evitare che si aggravi il dissesto idrogeologico e possibilità delle persone di poter lavorare a distanza anche in zone più interne dei nostri paesi. Questo è il tema. Ci sarà la vice ministra dell'ambiente, ci saranno personalità che racconteranno tutte queste, come dire, innovazioni. E soprattutto, chi di voi ha delle cose da segnalare può scrivere alla mail info@fondazioniverde.it o può andare anche sulle pagine della Fondazione, anche sulla mia pagina Facebook, e lavorare con il gruppo Ecodigital verso il 2050. È molto importante, è strategico che ci, come dire, non solo interessiamo, ma che sosteniamo questa transizione, perché fa bene a noi, ma soprattutto salva le future generazioni da un cambiamento climatico che rischia di essere catastrofico.